Un saluto a tutti i lettori di Readdle.com. Ci troviamo sempre allo stand di Asus, dove stiamo vedendo più da vicino alcuni prodotti dell'azienda che ha portato qui a Berlino, a Potsdamer Platz, dove ha allestito uno stand speciale lontano dal caos dell'IFA 2014. Questo che ho alla mia destra è l'Asus Transformer Book Flip TP300. Non è un tablet, ma è un computer che ha la possibilità di rigirarsi completamente, fino ovviamente a riprendere le sembianze di un normale notebook. È un dispositivo molto bello, devo dire, molto elegante. Questa finitura liscia con questa scocca nera lo rende molto piacevole, molto compatto, non è molto alto, ma comunque sia il peso non è ridotto, 1,75 kg. Sicuramente non lo rendono adatto per l'uso continuativo come tablet. Se si vuole, però, ovviamente andando a piegare completamente la scocca, si può non solo andare a utilizzare in questa modalità, diciamo, touchscreen, con il quale si può interagire con il dispositivo senza avere la tastiera di mezzo, ma si può andare poi a chiuderlo e utilizzarlo semplicemente in questa maniera. Certo è che un display da 13 pollici e un device da 1,75 kg non rendono molto facile questa esperienza d'uso. All'interno troviamo un processore Intel Core i3, i5 o i7, ovviamente è una macchina personalizzabile nelle sue specifiche, fino ad 8 GB di RAM e Windows 8.1 a bordo. Solitamente nella configurazione base troverete un SSD da 128 GB, ma per chi lo vuole si può andare a scegliere un hard disk meccanico fino ad 1 TB di spazio. Il display rimane sempre da 13 pollici, 13,3 pollici per la precisione, è IPS, touchscreen e Full HD. La scheda grafica è interessante, è una Nvidia GT 820M, non è sicuramente la migliore della sua categoria, ma dovrebbe essere capace di farvi giocare a qualche titolo non particolarmente pesante e soprattutto dovrebbe dare al sistema operativo la giusta carica per affrontare ogni tipo di situazione. Nella parte frontale troviamo poi ovviamente la webcam, i microfoni e andiamo a vedere la connettività che offre questa macchina. Sulla parte sinistra è presente il Kensington Lock, che consente di bloccare il device con un apposito sistema di sicurezza, una porta USB, uno slot per la SD, un pulsante Windows perché serve nel momento in cui si va a utilizzare il device in modalità tablet, non si ha più accesso al tasto Windows e di conseguenza è necessario andare a premere questo pulsante. Ritroviamo poi appunto un bilanciere per il volume e un tasto di accensione e spegnimento. Appunto, questi qui servono alcuni di essi sia per l'uso normale come quando si ha un laptop, sia nel momento in cui si ha un tablet e non si ha quindi accesso a certe caratteristiche. Qui troviamo invece i tre LED di funzionamento, se il dispositivo è acceso, se è in carica e se l'hard disk sta lavorando, mentre da quest'altra parte la connettività è assicurata da ovviamente l'ingresso per la ricarica, la porta HDMI per il display mirroring e due porte USB 3.0. Questo qui è invece l'ingresso multiplo per cuffia e microfono. Una macchina sicuramente interessante, questa funzionalità di potersi aprire, scusate, e di ruotare completamente su se stesso è una cosa che avevamo già visto in passato sul mercato presentato da altre aziende, una su tutte Lenovo con i suoi yoga, con la sua serie Yoga. Sicuramente saremo curiosi di provarlo più a fondo, di vedere se riuscirà a mantenere le aspettative. Noi per adesso ci salutiamo. Un saluto al prossimo video per readball.com, Andrea Ricci.